20 a 220 volt con trasformatore stella a stella c'erano anche in Italia fino a poco tempo fa, e quindi scusate, anche triangolo, e quindi si possono avere delle correnti guasto un po' particolari. Vi ricordo che il differenziale di tipo AC è ammesso per la ricarica dei veicoli elettrici solo in casi particolarissimi. Casa mia, nel mio box sto caricandomi il mio scooter elettrico, poco più. Altrimenti, era sempre stato previsto in passato, il differenziale di tipo A per ricarica monofase, se la colonnina, la wall box è la trifase, differenziale di tipo B. Adesso il tipo A è stato escluso, tipo B oppure un tipo A che abbia un sensorino ulteriore che sia sensibile a correnti componenti continue superiori a 6.000 A. Attenzione che qualcuno propone il tipo F. L'F non è migliore del B. Il fatto che la lettera F sia superiore alla B non vuol dire che l'F è migliore del B. L'F è un differenziale come l'A che può funzionare per delle sinusoidi, delle pulsanti unidirezionali, no? Manca mezza semionda, manca mezza sinusoide, diverse come frequenza. Il tipo A funziona a 50 Hz, il tipo F funziona anche per frequenze diverse a 50 Hz. A casa mia c'è un climatizzatore, una pompa di calore con l'inverter, potrei avere un guasto verso terra, a valle di quell'inverter, con una frequenza diversa da 50 Hz. L'F interviene. Ma l'F non è un sostituto del B. Quindi la norma è chiara, parla di B oppure di tipo A col sensore 6.000 A in continua. La normativa prevede quattro modi di ricarica, anche la 64.8, la variante 5, sezione 722 del 2019, prevede questi quattro modi di ricarica. Il modo di ricarica 1, io posso collegare il mio scooterino elettrico a una presa di casa, per esempio un asciuco o anche una presa poli allineati italiana, sono in genere molto basse le correnti assorbite da questi scooter. Non c'è nessuna comunicazione tra il veicolo e la rete, si spera che il veicolo abbia una sicurezza, nel senso che non è che io accendo, parto, strappo i cavi e faccio cortocircuito. In Italia questo modo di ricarica lo posso fare solo in ambiente privato, senza accesso di visitatori. Casa mia, nel mio box, nel giardino della mia villa, non posso farlo nel parcheggio di un hotel, non posso farlo nel parcheggio pubblico, non posso farlo nel parcheggio della ditta. Modo di ricarica 2, che io chiamo ricarica occasionale. Sono in difficoltà, dovevo ricaricarmi una colonnina pubblica, l'ho trovata guasta, abita vicino un mio amico, sto facendo un esempio per non chiamare il carro attrezzi, altrimenti rimarrei con l'auto ferma, chiedo al mio amico, senti, ti offro una pizza, mi fai ricaricare un attimo nel garage di casa tua? Se il mio amico ha a disposizione una presa, un asciuco, io potrei ricaricarlo. Attenzione che l'asciuco 16 ampere tutta notte non li porta. Quindi questi cavi di ricarica occasionale, che vengono di solito acquistati insieme al veicolo, permettono di ricaricarsi a potenze ridotte, in genere 2500 watt, per fare in modo di non avere problemi su prese, diciamo, standardizzate. E attenzione che su questo cavo di fatto è installato un differenziale di tipo A. C'è una centralina che limita la potenza, c'è una comunicazione tra la vettura e questa centralina, la vettura riconosce che si sta caricando tramite il cavo di ricarica occasionale, riduce la potenza a un valore più basso. La mia auto si potrebbe ricaricare a 20 kW in alternata, ma autolimita a 2 kW e mezzo. Non c'è nessuna comunicazione però tra la presa a spina e la centralina. Anche questa modalità di ricarica 2, come la precedente, come quella degli scooter, è permessa solo in ambito privato. Non posso farla in ambito pubblico, non posso farla nel parcheggio di un hotel e quant'altro. Attenzione che se la stiamo facendo nel nostro box e il nostro box è assoggettato ai controlli dei vigili del fuoco, bisognerebbe far sì, come dovrebbe già essere, che la presa a spina nel nostro box sia collegata a pulsante di sgancio di emergenza dei vigili del fuoco. Quando arrivano i vigili del fuoco e premono il pulsante di sgancio, deve andare fuori servizio, non sarà più alimentato l'intero compartimento.
se qualcuno vuole approfondire il tema dei vigili del fuoco, digita su internet circolare numero 2 del 2018, ricarica dei veicoli elettrici, e troverà numerose altre informazioni. I vigili del fuoco non chiedono grandi cose, nelle autorimesse interrate ci chiedono di installare le colonnine tutte vicine, possibilmente al piano meno 1 e non ai piani interrati più profondi, di prevedere degli estintori, di prevedere dei cartelli, di controllare l'integrità dei cavi di ricarica prima di iniziare la carica, e poi il famoso pulsante sgancio. Tornando alle normative europee, cioè IN61-251, quello che noi facciamo in ambito pubblico è di installare dei sistemi di ricarica di modo 3. Poi vedremo che c'è una norma anche sul prodotto. Queste colonnine, modo di ricarica 3, sono delle colonnine dedicate con dei connettori speciali, e qui abbiamo una comunicazione tra il veicolo e la colonnina o wall box, se è una, diciamo, infrastruttura da parete. Sono in corrente alternata, il cavo lo tengo io nel baule della mia auto, è relativamente leggero, il cavo può essere monofase oppure trifase, e questo sistema permette una comunicazione, l'ho già detto, tra l'auto e la colonnina. Potrebbe essere che la mia auto, per esempio, se carica al massimo a 6 kW, la colonnina me ne potrebbe erogare 20, la carica partirà a 6 kW. Potrebbe capitare l'inverso. La mia auto è idonea per caricarsi fino a 20 kW, è una Smart, per esempio, non ha la ricarica rapida in continua, si carica in alternata a 20 kW, però io arrivo e trovo una colonnina che al massimo me ne dà 11. L'auto e la colonnina si riconoscono tramite un sistema di codici con delle resistenze, una cosa molto semplice, la carica partirà a 11 kW, perché è il massimo che la colonnina può erogare. Poi, come è fatta all'interno la colonnina, ve lo racconteranno i colleghi a seguire. Se qualcuno di voi ha dato un'occhiata, sono 7 poli. Come mai il connettore a 7 poli? 3 fasi, il giallo-verde, quello centrale, il PE, il neutro, blu chiaro, e poi un polo di controllo. Se si interrompe la continuità del conduttore PE, deve cessare la ricarica, e poi un polo di comunicazione, quello che permette a colonnina auto, l'abbiamo appena detto, di riconoscersi. Importante, la normativa prevede che ci debba essere un interruttore di protezione per ogni punto. Se questa è una colonnina bifacciale, ci sarà un interruttore magnetotermico differenziale per il punto di connessione 1 e un interruttore magnetotermico differenziale per il punto di connessione 2. E poi questo deve essere un circuito dedicato. Non è che la colonnina era lì in giardino, c'era un circuito luci giardino, io mi attacco a quello, no? Ci sarà un cavo che arriva fino al quadro di zona dove ci saranno questi interruttori. Infine, il modo di ricarica 4, che significa ricaricare direttamente in corrente continua. Qui abbiamo potenze elevatissime, si parla già di 300-400 kW, in particolare per le colonnine per ricaricare gli autobus. Qui abbiamo un cavo pesante, è inutile che io me lo porto nel baule dell'auto, rimane a terra insieme alla colonnina, un po' come se fosse la pompa del gasolio del benzinaio. Io arrivo, stacco, abilito la colonnina con il mio telefonino, con una scheda o quant'altro, inserisco il cavo e poi partirà la carica. La carica parte solo dopo che c'è stata una verifica dell'isolamento e quant'altro della vettura, che è un sistema IT, abbiamo detto. Se ci fosse un problema sulla vettura, la carica non parte. Poi la normativa prevede anche qualcosa se la carica è in corso e ci fosse un difetto di isolamento durante la carica stessa, però non ho il tempo per poter trattare tutto. Questa colonnina in corrente continua evidentemente è diversa da quella in corrente alternata. Potrebbe avere a bordo un trasformatore di isolamento, potrebbe avere a bordo un dispositivo di controllo isolamento, quindi la faccenda dei differenziali cambia rispetto a quello che abbiamo visto prima per i modi di ricarica 1, 2, 3. Modo di ricarica 4, chiedo al costruttore della colonnina cosa devo fare per quanto riguarda i differenziali e seguirò le sue istruzioni di servizio scritte. Per quanto riguarda la normalizzazione delle colonnine, abbiamo sempre una norma europea, la CIN 62-196, la parte 1 requisiti generali e la parte 2
compatibilità dimensionale che trattano l'aspetto appunto degli standard. Quello che in questo momento sta andando per la maggiore in Europa per le ricariche in alternata è il tipo 2. Che cosa significa? Tipo 2 è un costruttore particolare, Mennekes, che ha avuto l'idea di fare questo connettore, è piaciuto per le colonnine in corrente alternata, è quello che va per la maggiore. Ci sono poi dei connettori diversi per la ricarica dei quadricicli o dei motocicli, che sono il tipo 3 A e C, che però nel mondo dell'auto si usano sempre meno. Il Mennekes, il tipo, diciamo, 2, tipo 2 da non confondere con modo 2, siamo in modo 3, tipo 2, si presenta in questo modo, 6 trifase, 7 spinotti, come vi dicevo prima. Poi abbiamo delle wall box da parete, abbiamo delle colonnine da pavimento, abbiamo delle colonnine per la ricarica in corrente continua, questa è una di Milano, di A2A, in autostrada qualcosa c'è, se andiamo all'autogrill di Lainate abbiamo la possibilità di ricaricarci con la ricarica rapida offerta da autogrill. Questa è una ricarica CHAdeMO, asiatica, giapponesi, coreani, bella grossina, il connettore. E poi abbiamo in Europa detto, no, noi CHAdeMO non piace, a me viene un po' da ridere, purtroppo è stato fatto un sistema diverso in Europa, chiamato CCS Combo, bello, comodo, purtroppo però è diverso. Quindi io che devo progettare un'infrastruttura di ricarica e far contenti tutti, andrò a scegliere una colonnina come questa, per esempio, che ha, scusate, sto tornando indietro, due sistemi diversi. Le colonnine di A2A a Milano hanno il CHAdeMO lato destro per le auto asiatiche, lato sinistro il combo per le auto europee, qua in mezzo una ricarica per la corrente alternata fino a 20 kW, qua un pulsante di emergenza. E poi, tanto per non farci mancare nulla, Tesla,